abbiamo voluto fare come regione con gli uffici un'operazione di trasparenza in merito ai dati ufficiali che noi conosciamo, sono i dati scientifici. Siccome da troppo tempo girano dei dati che danno un'immagine diversa della regione, noi possiamo dire in base ai dati che l'ARPAM oggi ha fornito e che sono a disposizione di tutti coloro che vogliono leggerli e controllarli, che la regione Marche si trova in una situazione buona, che ovviamente va migliorata sia per quanto riguarda la qualità dell'aria, la qualità delle acque, la qualità dei fiumi, però dobbiamo dire che le politiche che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni ci hanno aiutato a fare dei passi in avanti. Dobbiamo continuare con questa politica virtuosa. Quando penso alle politiche penso anche alle leggi regionali che abbiamo fatto in questa ultima legislatura. Penso per esempio all'uso delle plastiche monouso, siamo stati i primi in Italia come regione a recepire una direttiva europea. Penso alla battaglia che abbiamo fatto contro l'inceneritore, penso a una serie di questioni che abbiamo messo in campo e che stanno dando i risultati positivi. Ovviamente sono risultati lenti che dobbiamo monitorare periodicamente, ma c'è un trend positivo di crescita e questo ci riempie enormemente di soddisfazione, perché significa che siamo andati nella direzione giusta facendo una politica ambientale non squillante, non sbandierata, ma seriamente cercando di portare avanti nel merito e risolvere nel merito le questioni più aperte e più difficili che noi avevamo. Penso a, per esempio, a quello che sta facendo l'ARPAM sulla qualità dell'aria nelle zone della regione Marche più difficili e più importanti, la zona di Falconara per l'Api, la zona del porto. Ci siamo muniti anche di strumenti che possono permetterci di conoscere più direttamente e più velocemente i dati, e sono dati, ripeto, che monitoriamo attentamente. Si sta facendo un buon lavoro, dobbiamo continuare in questa maniera. Smentisce i dati tutte le notizie che ci sono state nel recente passato che disegnano una regione che non è.